Bentrovati amici telespettatori e amiche telespettatrici, tifosi e tifose della nostra amatissima Victoria Libertas Prosciutto Basset Carpegna Pesaro, benvenuti alla puntata numero 13 della prima stagione di Insieme a Canestro oggi giovedì 11 febbraio 2021. Una puntata che come al solito, eh, in cui come al solito esamineremo... La prestazione di domenica scorsa contro uh, Trento, un'altra grandissima vittoria della nostra squadra contro eh, la formazione eh, trentina affamata di punti, che veniva da sei sconfitte consecutive, ma non ha avuto modo di reagire alla prestanza dei nostri ragazzi per l'ennesima volta. Il via alla presentazione degli ospiti in studio questa sera, ehm, una tappa di avvicinamento alla final 8 di eh, domani sera, venerdì eh, 12 eh, febbraio. Partiamo dalla mia destra, abbiamo l'onore di avere Justin Devogan Robinson, il playmaker della VL. Thank you, Justin, for being here. Thank you for having me. Abbiamo Massimo Tonucci, il presidente di Banca di Pesaro BCC. Grazie Massimo di aver accolto il grazie nostro invito. A voi, grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. E di nuovo presente su quello scranno Camilla Cataldo, giornalista ed opinionista del Corriere Adriatico. Buonasera a tutti, e grazie per l'invito. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, ma anche in tutto il pianeta in streaming sul nostro sito internet www.rocinitv.it e sulla nostra pagina Facebook. E abbiamo attivato un numero di Whatsapp che prego la regia di mandare in sovraimpressione 346-367-3780 per permettere ai tifosi e agli appassionati di interagire con eh, i nostri ospiti e con la nostra eh, trasmissione. Partiamo come al solito dal uh, momento chiave, diciamo così, della, del nostro TV show, lo chiamiamo così, eh, quello di far luce e scoprire chi sono i Beniamini che quest'anno ci stanno scaldando il cuore e ci stanno facendo sognare. E abbiamo l'onore e, e la graditissima sorpresa di avere Justin Robinson. Justin, uh, you are uh, one of the last players to be here because all your teammates uh, uh, were already in on that uh, chair. Mm. Justin è uno degli ultimi, quasi tutti i suoi compagni di squadra hanno avuto l'occasione di sedere in quella, uh, in quella sedia. Vogliamo scoprire chi sei, da dove vieni, dove verrai, dove andrai e dove ci porterai. We want to know who you are, who you come from. Where you will go and where you will bring our colors to. That's a lot of. That's a lot packed into one question. But, um, <laughs> um, I'm Justin Robinson. Uh, I've come from Kingston, New York. Uh, a Kingston, New York. Ho yes, fatto Kingston, Jamaica. No, New York. Sì, yes. <laughs> <laughs> was joking. Allora, viene dalla città di Kingston, nello stato di New York. Io pensavo che fosse giamaicano, perché sappiamo tutti che Kingston è anche la capitale della Giamaica. Mm. Uh, you know, I'm a good guy, man. Just try to go out there and do what the team needs me to do. You know, and try to. Abbiamo fatto goal and get to the. Abbiamo the Chelsea, centrato il primo uh, obiettivo. Cup essere tra le prime otto squadre che parteciperanno alla Coppa Italia. Ok, lui ha già anticipato tantissime tematiche che andremo a esaminare più tardi, ma ora faccio una breve storia del suo profilo. Ok? Quindi ho preparato tutta la notte per essere pronto a you. Adesso prepareremo un piccolo profilo della sua vita, ho studiato tutta la notte, quindi <ride> spero di eh, aver approfondito bene. Come ha detto, viene da Kingston, una città nello stato di uh, New York, nella contea di Ulster. Kingston is in the Ulster County. Yes. Ok. E, e Kingston became New York's first capital in 1777. Mm. La città di Kingston è stata la prima capitale dello stato di New York. Nel, eh, proclamata nel 1777, io Massimo faccio sempre questi excursus storico-culturali prima di eh, approfondire la questione riguardo al giocatore. During the American Revolutionary War, <laughs> the city was burned by the British yep. on October 13, 1777, after the Battles of Saratoga. Mm -hmm. Did you know it? Yep, that's the burning of Kingston. Exactly. Mm -hmm. Allora, la città è stata incendiata dagli inglesi durante la guerra di indipendenza americana, il 13 ottobre del 1777, dopo la battaglia di Saratoga. Da non confondere con la pubblicità, Massimo, te la ricordi? Del, del famoso, del famoso eh, silicone, silicone Saratoga che ci ricordiamo tutti noi maschietti. Okay. Andiamo avanti: Andiamo avanti. <ride> Justin, Justin frequenta la Kingston High School. Mm -hmm. you hai frequentato film, un liceo diet, che offriva tennis, davvero tante discipline football, nuoto, tuffi, tennis, atletica sport, indoor e outdoor corsa campestre, sci alpino, golf, lacrosse, hockey basso, su prato, calcio, calcio pallacanestro, baseball, baseball, softball, pallavolo, wrestling, wrestling. ma perché hai scelto proprio la pallacanestro? Non ho giocato solamente a basket, ma anche a football, ed ho praticato atletica leggera. Il basket, però, è stato sempre il mio preferito. Perché hai deciso di andare avanti con il basket dopo aver praticato anche le altre discipline? Ma con il football, troppi scontri fisici. Ho subito un paio di infortuni anche. Ho optato per il basket, migliorando sempre di più, e poi applicandomi in modo molto serio. Okay, in uh, 2013, you go to Monmouth University. Yep. The Monmouth Oaks mm -hmm. men's basketball team, uh, representing uh, this university in West Long Branch, New Jersey. The school's team currently competes in the Metro Atlantic Athletic Conference. Yep. Right. Yeah, correct. Nel 2013 lascia la High School e si trasferisce alla Monmouth University e gioca per gli Hawks. Questo è i Falchi, il nome del basketball eh, team che eh, compete nella Metro Atlantic Athletic Conference, la MAAC. E qui, eh, mentre scorrono le immagini delle tue prodezze con eh, la squadra degli Hawks, Raggiunge traguardi importanti. You have a lot of awards here during mm -hmm. your five uh, four years at the Monmouth University. Can you tell uh, shortly about them? I see here a lot of time player due times. Sì, sono stato due volte giocatore dell'anno. Tre volte nel migliore quintetto della conference uh, schools, e il mio marcatore uh, all, -time all time nella mia score. scuola. Um, yeah, I think that uh, was a uh, national mid major player of the year. I think that's think that's the big, the big you, you yeah, that's Sono talmente tanti, most tanti che te, that, te li yeah. sei dimenticati. There's definitely a yes, uh, you scored 40 points in one game versus uh, Siena College Saints. Sì, yes. It nel in your anno. year. mio anno, yes. In una partita contro la Siena College Saints, ha segnato 40 punti, che è il suo top uh, stagionale nell'ultimo anno di eh, università. Ha segnato più di 2.000 punti con il suo college ed è stato capitano della squadra nelle stagioni 2015-2016 2016-2017. Hai scelto più di 2.000 punti con il tuo team. And uh, you were a team captain for the last two seasons. Yes. So you were really the boss of the team. Not really the boss. <ride> um we, had, we had a very good team. You know, we all got to, uh, got along very Non well proprio il boss. Staff. Avevamo un ottimo team, un ottimo gruppo di allenatori um, di, giocatori. di giocatori. Una situazione facile it dove be, giocare ed essere i leader in un the, gruppo the che segue le regole. Le regole. And uh, in summer 2017 nell'estate del 2017 disputa la Summer League con i Miami Heats, you played Summer League with Miami Heats. Uh, Raccontaci uh, un po' della tua esperienza durante quell'estate, quell um it was a very good experience. You no, know? I went to Summer League, not really knowing what my role was gonna be or how my career was gonna go. So I went in with the, è stata una bellissima esperienza so, andare alla yeah. Summer League. Non conoscendo che ruolo avrei giocato, come sarebbe andata da lì in avanti la mia carriera, sono andato con la mente aperta per fare esperienza, ad altissimo livello. Ho conosciuto tantissima gente e tanti giocatori. Vama De Baio, ho parlato con Eric Spostra, persino con Paterali. Tutti mi hanno aiutato molto per essere quello che sono ora. At the end, alla fine di quell'esperienza, invece, la decisione di trasferirti in Russia all'Aftodor Saratov il 2 agosto 2017. At the end of that experience, you decide to move to Russia mm -hmm. to Aftodor Saratov on uh, 2 of August 2017. Yes. Received, uh, Hai ricevuto un'offerta imperdibile da una squadra dell'Europa dell'Est, uh, yeah, you know, um, uh, after Summer League, the heat basically. Dopo la Summer League Europe, and, um, ho deciso di intraprendere la strada dell'Europa. È arrivata a Saratov a, con a, una, a offer. una offerta vantaggiosa. Era freddissimo, uh, molto freddo, <laughs> ma è stata una <laughs> bella, 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 bella esperienza bella. e qualcosa <laughs> di nuovo. E come ti. E come ti sei sentito in Russia, in un mondo completamente diverso da quello degli Stati Uniti? Di primo impatto ero molto spaventato, una cultura diversissima, ma la squadra, i tifosi, mi hanno fatto immediatamente ambientare, erano molto amichevoli, non ne sorridevano spesso a dire la verità, ma poi mi sono lasciato alle spalle quelle sensazioni iniziali. And uh, the year after, you moved to France. Yes. You came to the Western world uh, to Elon. L'anno dopo invece torni nel mondo occidentale a Le Lyon e Chalon, dove resti due anni e disputi anche in, le competizioni europee. Yes. Um, you know that was a good experience as well. You know, um, my first year there, we were we had a very good team, and then we had just had some unfortunate things happen at a very Un'altra bellissima esperienza, sicuramente. Il primo anno là avevamo un'ottima squadra. Poi ci sono state circostanze sfortunate nella parte cruciale della stagione durante i playoff. La seconda stagione eravamo sempre in corsa per i playoff. Finché il Covid non ha bloccato tutto. Sì, esattamente. E 6 da Pesaro. yes Pedro. and now we are at the present time no. we are here yeah exactly how did you expect uh, to be Ti aspettavi di essere chiamato da una squadra così so gloriosa in, in europa e conoscevi pesaro, in pesaro in prima um, you know um, when i was younger i played for uh, for lloyd daniels um, pesaro legends <laughs> <Daniels>. I, <laughs> yes. play, I played for lloyd daniels yes. so um, when i got the call Quando ero più giovane ho giocato per Lloyd Daniels, una delle leggende di Pesaro. Non ho subito veramente riconosciuto il nome di Pesaro la prima volta che mi è stato menzionato. Poi ho realizzato e. Prima Pesaro, poi Pesaro. Sì, il mio ragazzo. Um, you know, Come a giocare in Italia è stato sempre un sogno so quello di venire qui in Italia yeah. e sono stato yeah. molto yeah. fortunato di venire qua a Pesaro. I il uh, Prosecco o il Champagne in Francia? Ah, uh, il uh, Champagne. Ah, oh, ok, almeno uno se non l'hanno visto <ride> perché sennò tutti qui a dire che preferiscono le cose italiane. Più buono. Hai fatto il tuo debut contro uh, Sassari? Ci parleremo poi dopo. you scored 15 punti e 5 assisti nel suo primo match con uh, Pesaro. With... No, um... Ha debuttato contro Sassari, dove uh, segnò 15 punti e 5 assist. Yeah, a... Personalmente è stato un buon debutto, anche se perdemmo, e questo mi dispiace molto. Ma fu un primo passo positivo nella giusta direzione per iniziare qui. È importante vincere venerdì. Sì, è molto importante. Eh, vediamo un po' di statistiche. Stai viaggiando ad una media punti/minuti, scusate, di 31,5 a partita. I'm reading some statistics of your season here now. Eh, A una media punti di 11,8. 43,9 da due, 35 2, 35,2 da 3 e soprattutto 5,1 assist a partita. E 10 volte su 18 è andato in doppia cifra con un record di 22 punti contro Treviso e Varese, ma soprattutto una prestazione mostruosa contro Sassari in termini di assist ne ha distribuiti 14. 5 uh, volte in doppia figures questa season. Mm and especially with assists uh, you played a great game versus Sassari 14 assists. Mm -hmm. Camilla hai una domanda per mm. Justin? Ma intanto, ti gli chiedo, una, gli chiedo una curiosità, Have you seen yes, hai the... visto il Super Bowl? Hai visto il Super Bowl? Tenevi per probably... Brady, per Tampa? Uh, no, tenevo But per Kansas City, 30. ma Tampa and sicuramente and... È meritato. And... Eh, gli chiedo anche un'altra cosa: eh, thing. and your um, la tua fascia in testa quando giochi ha qualche significato? No, L'ho always, always sempre indossata so, fin da quando ero giovane. Il mio giocatore preferito era Allen Iverson. Ed ecco perché indosso la fascia, so, you wanna duplicate, Yes, yes. yes. <ride> la Camilla gli ha chiesto perché eh, porta la bandana. Non è una bandana, come la possiamo la: fascia per fascia. i capelli, sì, sì, sì. sì e ha detto che si rifà a Iverson che è stato una delle sue leggende, quindi gli ho detto lo vuoi copiare proprio. Robinson Justin Robinson ehm, you played all games 18 and you are the player with more minutes in the team 564 and uh, you are the second top scorer of the team with 214 points. Justin ha giocato 18 partite, sem ha sempre disputato quindi le, le partite della VL. È il giocatore con più minutaggio 564. Ed è il secondo marcatore della squadra dopo Filippo con 214 punti. Non lo so se lo sai, I don't know if you know. In Italy, in the Italian uh, League: there are 13 Robinsons. Are you all relatives? Non so, non a mia knowledge. <laughs> gli ho detto ci sono 13 Robinson nel campionato italiano, gli ho chiesto ma siete tutti parenti e Maria mi ha risposto di no. Quindi la fa Robinson Family è... È una grande famiglia, non credo. C'è telefilm, c'è televisione. Già c'è telefilm, c'è radio <laughs> <TV laughs> show. Justin, <laughs> conoscevi Repesa prima di venire oh, qui? I've heard of him, you know, his very legendary coaching in Europe. Certamente, è un coach leggendario in Europa. Quando ero in Francia giocai contro Zach Ray che aveva giocato per Repeja. Appena ho firmato per Pesaro, Zach Ray mi ha chiamato e mi ha confermato che avrei avuto un grande allenatore, ma che avrei dovuto lavorare duramente. Dove vivi qui a Pesaro? Come trascorri il tuo tempo libero? E la tua famiglia è qui con te? Mia moglie è stata qui per un breve periodo, adesso però è tornata a casa. Quando non è troppo freddo vado a fare un giro in centro, oppure una passeggiata sulla spiaggia, spesso in acqua, altrimenti resto a casa a guardarmi film. Yes. <ride> Dopo le final eight partirai oppure rimarrai qua a Pesaro? Ancora non lo so, a dire il vero. Adesso sono molto concentrato su Milano e sulla partita contro Sassari, perché dobbiamo vincere tutte le partite. Sono focalizzato su questi impegni al momento, veniamo a Massimo Tonucci, presidente della banca di Pesaro BCC, e nasce il 30 marzo 1959, Pesarese. Certo, pesarese. Raccontaci Massimo qualche particolare della tua vita, ma soprattutto della tua banca, la sua storia, quanti dipendenti avete, quanti filiali ci sono sparse sul territorio, perché uno deve scegliere di consolidare i propri risparmi nella banca di Pesaro, i tifosi sono curiosi di conoscere chi sono i loro consorziati, anche se tu hai una storia lunghissima alle spalle anche come presidente del consorzio. Allora, come detto, eh, nasco a Pesaro, eh, vivo a Pesaro, eh, eh, di Zarese professione proprio. pesarese <ride> puro. Io abitavo eh, in via Giordani praticamente dietro il conservatorio fino a tre anni, quindi centro-centro. Sì. Eh, di professione faccio il commercialista, ho eh, uno studio in via degli abeti eh, e sono presidente della banca di Pesaro dal 2009. 2009 e, diciamo La banca nel frattempo era già nata perché è nata nel 1906. Quindi cioè sono arrivata. Era già grandina, diciamo. era già grandina. <ride> però, è una banca giovane perché è formata da gente giovane, motivata. Una banca del territorio, ovviamente sì. radicata nella città di Pesaro e con le filiali nella città di Pesaro, oltre ad una filiale a Montecchio, quindi Vallefoglia oggi e Montelabate. È una banca sana, sanissima, con ottimi risultati anno per anno che conseguiamo e quindi perché un pesarese deve aprire il conto alla ecco, banca? Te lo di stavo per dire. Perché uno <ride> gioca in casa, ha il contatto con persone che conosce, che come abbiamo visto nel nel recente, di recente e anche nel recente passato, queste persone cambiano continuamente negli altri istituti, quindi il punto di riferimento sparisce. Invece il nostro punto di riferimento rimane stabile. Quindi fa il presidente a vita? No, 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 no. <ride> questo <ride> no, no, assolutamente questo diciamo ci sarà una rotazione nel tempo, quindi io mi auguro di rimanere perché sinceramente eh, sono onorato di essere presidente di questa banca. e Mi piacerebbe rimanerci ancora per un po', ma ovviamente ci sarà un passaggio di consegne, eh, non sarà nell'immediato, ma comunque è logico che sia così. Quindi, un, come dicevamo prima, una banca molto sana, il pesarese eh, può portare i propri risparmi, perché prima di tutto sono ben custoditi, perché noi, dico sempre, li, li arieggiamo, li profumiamo, rendono pochino, perché purtroppo oggi il mercato porta ad avere dei rendimenti molto bassi, però comunque sono sicuri, e questa è la cosa più importante. È inutile cercare investimenti particolari, con rendite particolari, poi dopo, quando andiamo a vedere... La quota capitale è stata erosa perché ha perso in quota capitale. Non è sempre così. Ci sono anche situazioni in cui investendo in maniera un po' più speculativa eh, si possono ottenere risultati migliori. Ecco, ma sono una curiosità: di media, il pesarese ama rischiare o va più sul genere soft? Ma è, di diciamo, media. Il, la media del pesarese è che i risparmi sono cresciuti ultimamente. Il risparmio vuol dire un risparmio. Sicuro, tranquillo, e poi c'è lo speculatore che, ma con moderazione, comunque pesa una città sana. Diciamo non, che va sui bilanciati. Va sui bilanciati, <ride> probabilmente sì. E, però è chiaro che eh, la banca è, è a servizio della comunità, a servizio della città, dei propri cittadini, e quindi, come ho detto prima, noi siamo sempre là, siamo sì. sempre gli stessi, Ri, mi riferisco al personale, perché il Consiglio di amministrazione è a ruota. Ecco, eh. nel consiglio di amministrazione c'è un altro personaggio molto legato al mondo dello sport che è Giancarlo Sorbini. Sì, esatto, c'è Giancarlo Sorbini, ma c'è anche Andrea Romaldoni, Andrea che lo è stavo per citare. delegato eh, esatto, della sì, VL. Eh, certo. Sì, eh, tutte persone pesaresi, eh, perché eh, è logico che sia così, quindi con un passato nello sport e eh, eh, quindi. E dal 2019 certo. la banca inizia a far parte di un gruppo di istituti di credito cooperativo. Sì, il gruppo bancario cooperativo ecco, di Crea. Puoi specificare è, cosa significa? È una cosa, diciamo che mh, è un'autoriforma. Questa autoriforma è, è stata eh, la successione a, un, a, una, a, un, a, un, diciamo, a una legge che in quel momento ha messo un po' a rischio le banche di credito cooperativo. E quindi le, tutti assieme abbiamo fatto un'autoriforma. Si sono creati due gruppi. Non siamo stati, diciamo, così lungimiranti o la volontà di aver fatto un gruppo unico perché sinceramente era auspicato da tutti, poi, come succede in tutte le questioni, non si trova la, la quadra e di conseguenza eh, si formano due gruppi. Le nostre, eh, noi apparteniamo al gruppo bancario cooperativo ICREA che ha sede a Roma. Siamo 141-142 banche, nell'altro gruppo sono 83 banche, la che è Cassa Centrale. Eh, localizzata a Trento, quindi la sede è Trento. Eh, è un gruppo mh, inverso, nel senso che non è come nelle società, la holding detiene la, la proprietà delle, delle, eh, delle mh, aziende sottostanti, qui sono tutte le BCC che detengono il patrimonio okay, della holding, sì, eh, sì, sì, della, sì. della capogruppo. Ovviamente ci, sarà, ci sono delle direttive dalla capogruppo che ha l'indirizzo strategico, politico, della, diciamo, della, della, mm, finanziario e mm, aderendo al capogruppo aderiamo proprie, alle sue direttive e di conseguenza cerchiamo di trasmetterle nel nostro territorio. Mm, oggi ci troviamo noi molto bene perché in questo momento ci ha dato solidità, maggior solidità, perché no, la nostra ad esempio è una banca piccola, però comunque essendo in rete è una banca che non ha limiti perché può finanziare dalla microimpresa alla grande eh, impresa multinazionale in coesione con la capogruppo o con le banche limitrofe appartenenti al credito cooperativo e alla stessa capo, capogruppo Camilla avevi una domanda, ti eh, vedo sì. scalpitante anche con Massimo <ride> Addirittura. No, intanto faccio complimenti a Massimo perché ha oltretutto una grande sensibilità lui ha dato tantissimo alla città sia da presidente del consorzio che poi negli anni successivi e è sempre in prima linea per quanto riguarda il sociale la solidarietà eh, mi ha raccontato in un'intervista che mi ha rilasciato un po' di tempo fa già ha <ride> capito eh, a cosa capito, mi riferisco a fine, eh. esatto mi è rimasto impresso questa cosa. Lui ha fatto tanti lavori nella sua vita, ha lavorato anche in un bar e oh, mi ha raccontato che faceva: un estero <ride> e, e, giura... e ho giurato di non cioè. farlo mai più perché forse stato... andava a fare il cameriere eh. in un albergo, sono stato rimasto in Però Ma la cosa carina è che lui faceva i gelati storti, faceva eh, il cono, tutto storto, <ride> e non sapeva fare i cappuccini: gelati storti e i cappuccini. Senza <ride> Detto questo, la mio una mio sua grande passione è stata il periodo del militare, che è stata forse una vocazione. Per te, più sì, che. Sì, sì, sì. No, quel periodo lì avresti anche voluto continuare poi insieme. Sì, ma io, infatti, eh, ho, ho messo la firma come ho fatto il militare nei Vigili del Fuoco, ma ho fatto di tutto per andarlo a fare nei Vigili eh. del Fuoco. perché... Anche da grande poi, no? Voleri sì, sì, poi so, ho avuto dei richiami, ma comunque è una cosa che mi appassiona, nel senso, ecco, se io dovessi. se mi chiamano oggi, io vado eh. perché eh, mi sento che. Mh, di, di dover dare qualcosa in questo senso e quindi si aiutano le persone e quando si aiutano le persone è, è sempre positivo, bello, quindi, e poi è affascinante, il vigile del fuoco è affascinante. E quindi questa passione per il rosso del fuoco è anche certo. una passione per il bianco-rosso rosso della tutto certo, torna. Certo. Tutto torna, tutto torna e quando hai detto vabbè adesso divento il presidente del consorzio, Beh eh, non l'ho diciamo, scelto proprio non io, costretto. <ride> mi ricordo che eravamo in uno studio professionale a riunione del consorzio ed eravamo rimasti nel 2010 in pochi e Maurizio Testaguzzi che era il, pre il, il presidente che mi ha preceduto aveva dato le dimissioni e dice qualcuno deve fare il, il presidente e, e, e in due si sono voltati verso me Via. a guardare me. Io mi sono voltato a vedere se c'era nessun altro, eh. <ride> ma non c'era nessuno. E, invece, eh, e poi ho accettato, anche perché mh, in rappresentanza sempre della banca, perché io diciamo, mi metto in prima persona, ma rappresento sempre la banca di Pesaro, ne trago vantaggio personale, ma è diciamo, non è corretto perché è la banca che io rappresento che era alla presidenza del, del consorzio. Quindi l'abbiamo accettato volentieri. Le, perché già dal 2010 cominciavamo a crescere in, in volumi della banca e di conseguenza era una presenza importante insieme ad aziende importanti, poi in quel momento c'era stata una flessione poi piano piano è ripresa e, e quindi diciamo una bella esperienza, l'ho fatto per cinque anni e poi mi, diciamo ho passato la mano a um, Luciano Maduri a Luciano, certo. che lo sta facendo 20.000 volte meglio di me perché io quella volta diciamo avevo un ruolo difficile perché essendo in rappresentanza di una banca dove andavo a chiedere sponsor mi dicevano dammi il finanziamento che poi noi <ride> facciamo lo sponsor e che non potevano coincidere le due cose, invece Luciano e fa il suo il lavoro e diciamo è, è un agente di commercio sì, nasce sì, agente sì, sì. di commercio e quindi lui ha proprio eh, il pedigree adatto sangue, per fare nel sangue, questo. questo nel sangue e quindi diciamo è stata una bella esperienza che ho fatto volentieri e sono contento di andare avanti, di, certo, di andare avanti. Certo. adesso faccio il vice ma per carità è, è una casellina da, da occupare <ride> che non dice niente ma la si tiene là per, per fare squadra ecco. perfetto Camilla, eh, come dicevamo, è ormai un'amica di lungo corso, ospite già, come dicevo prima, alla seconda volta all'interno della tra nostra trasmissione. Il suo curriculum vitae lo abbiamo già esaminato la volta scorsa. Con te ritorniamo adesso nell'ambito attualità e nello spazio vintage. Ma eh, ti volevo fare due domande. Mm. Ecco le domande. Mm. Considerando le tante annate trascorse sullo scranno della Tribuna Stampa. Ti voglio chiedere qual è il giocatore che più ti è rimasto nel cuore e qual è il tuo preferito di questa annata? Beh, chi mi è rimasto più nel cuore credo che lo scopriremo tra poco. Eh, abbiamo un ospite speciale che ci aspetta e quindi non so se posso svelarlo. Ancora no. Ancora no. Allora ancora ne, no. Parliamo dopo. ne parliamo dopo. Parliamo esatto. di quelli di quest'anno. Sì. Eh, veder giocare Justin Robinson per me è un grande piacere per gli occhi, è proprio il giocatore che ammiro maggiormente. Eh, mi piace il fatto che sia eh, un giocatore non così alto, ma che eh, spesso vada anche meglio dei giganti. Ha eh, una velocità supersonica e riesce a fare con la palla cose che avevo visto raramente, soprattutto negli ultimi anni. Eh, sta inventando. Uh, ha una personalità unica, forse il giocatore con più personalità in assoluto, al suo primo anno in Italia sta facendo uh, benissimo, è appunto il più utilizzato con oltre 30 minuti di media, uh, smazza anche parecchi assist, segna, uh, si è ripreso nell'ultima partita da un periodo così così, ma un calo di forma ci sta e mi piace davvero tanto vederlo giocare, secondo me è proprio entusiasmante e, e, e divertente eh, mi volevi fare immagino anche la domanda sul mio preferito a livello estetico visto che l'hai fatta la betta e so che ce l'avevi in <ride> Dimmi, canna sì, sì. Eh, premetto che sono tutti bei giocatori, per definizione il sì. cestista è secondo me lo sportivo più bello Uh, ti sorprenderò uh, perché io guardo anche l'aspetto caratteriale, quindi mettendo insieme le due cose, uh, mi piacciono i ragazzi riservati, uh, seri un po' sulle Beh. loro, uh, quindi ti dico Ariel Filloy. Ah ecco, mi pensavo qualcun altro, eh, vedi non svelo il nome, ma Justin, you understand what she said? Little very, very little. <laughs> you are a lucky man, sei un uomo fortunato. It's a pity that you are already married. Her who is her this year. Mm. Eh, ho chiesto chi è il suo giocatore preferito quest'anno. È un peccato che tu sia già sposato. le ho chiesto chi è il suo giocatore preferito quest'anno. Lei ha iniziato your, a celebrare la tua personalità, profile, il insomma. tuo profilo professionale, eccetera. <ride> so Sei <right>. fortunato. <ride> ok, analizziamo adesso il match di domenica pomeriggio contro Trento. Passiamo all'attualità perché il tempo stringe chiaramente. E prego la regia di mandare in onda eh, gli highlights, come dicevo all'inizio Trento arrivava da sette sconfitte eh, consecutive e allunga il suo periodo no, chiaramente nonostante il eh, cambio di allenatore. Ma abbiamo visto una squadra molto incisiva, molto agguerrita, si è buttata tra tutti i palloni e una grandissima percentuale di tiri da tre. Justin, now, uh, let's talk about, uh, last game Justin iniziamo ad analizzare partita notice, uh, that that the, la partita contro Trento. Abbiamo tutti notato un atteggiamento molto incisivo nell'approcciarsi alla partita domenica scorsa. Uh, yeah, sì, domenica. Sì, eravamo reduci da una brutta sconfitta. Dovevamo riprenderci subito con il massimo dell'energia. Ci siamo allenati in maniera molto tosta in settimana e il gioco ci ha premiato. E il uh, coach Repeja, all'inizio della seconda squadra, quando il uh, Trento era arrivato, come ha reagito coach Gelsomino, perché ho visto che i tifosi lo cominciano a chiamare così vediamo come Gelsomino, non me ne voglia è uno scherzo e... ha reagito visto che nel secondo quarto Trento si stava avvicinando quindi gli ho chiesto qual è stata la reazione del coach all'intervallo um, um, si ha raccomandato di continuare a giocare di squadra per raggiungere il risultato ogni tanto abbiamo giocato più passivamente e lui ci voleva molto più aggressivi usciti dallo spogliatoio ci ha motivato al massimo per centrare l'obiettivo di vincere la partita Justin ha preso sei rimbalzi quindi è un'enorme quantità per un giocatore alto 173 cm, Justin hai preso sei rimbalzi chi vuole prendere il posto sotto il basket? Mi. <ride> Io che sto al posto di chi vuole giocare sotto canestro. No, quando box out, Marco e Tyler, Quando Marco e Tyler portano fuori area i loro avversari, riesco ad aiutarli maggiormente e portare il mio contributo anche in questa statistica. Abbiamo visto un Tyler Kane spaventoso con 14 rimbalzi. La partita l'avrei sicuramente certo, vista. Certo. Si è buttato su ogni pallone, sembrava un leone famelico intorno alla sua preda, giocatore quelli tipi molto, di national geographic. Giocatore molto forte, molto forte, quindi un ottimo acquisto, quest'anno. E... Da confermare, da, Massimo, È eh, da confermare, eh. non faccio io la squadra. E quindi sicuramente un un valore importante per questa vl insieme a tutti gli altri giocatori compreso Robinson perché Robinson anche altro da confermare è, è, <ride> play pivot è la, la Sofia esatto. Vincente. E quello che mi piace in questo ultimo periodo la riscoperta di Drell, cioè che Drell il, più che riscoperta è il recupero perché Drell eh, secondo me ha delle qualità questa è una questione filosofica eh, però Massimo: so, però, recupero o riscoperta. Recupero, recupero. recupero perché eh, il giocatore è, è quello lì. Forse eh, si erano create delle, delle situazioni in cui non si, è, non si è potuto esprimere. Vuoi per problematiche sue, vuoi per problematiche di squadra? Sicuramente in una squadra più forte, diciamo, in una squadra anche, più forte sì. giochi meglio, ovviamente, certo. perché. Quanto la squadra è debole su tutti i reparti, L'anno scorso avevamo una squadra veramente debole e eh, ci ha salvato il Covid perché no, noi facevamo un altro campionato quest'anno. Quindi, eh, questo è, una, una, è un recupero importante è, è, è come se fosse un nuovo, un nuovo innesto di esatto, un giocatore. Sì, sì, sì. Eh, quindi, è un, una bella squadra, una no, bella squadra. Quella squadra tempo. e ritornando alla, alla trasmissione che avete fatto con eh, quando c'era presente Flamini: non era quella squadra là, perché quella squadra là era forte, sì. che se avesse fatto altri due campionati, portavamo anche a portarli a casa. casa <ride> esatto. sì, Gliel'ho sì. chiesto, infatti, <ride> io ero convinto. <ride> Almeno solo, la Coppa Italia. Solo eh, le risorse sono sempre fondamentali e quindi eh, c'era quel, quella problematica. E, però ecco quest'anno una squadra veramente ecco partiti in sordina ci stanno dando delle ottime soddisfazioni e quindi tutto quello che viene preso esatto. eh, non ci aspettiamo nulla non nessun obiettivo però chiaramente più vai avanti e, e vediamo e vediamo camilla e gerald robinson ci saluta eh sì. un gran magone, è stato qui lo abbiamo apprezzato tutti, veramente un gran bravo ragazzo. Sì, sì. Adesso ci auguriamo che disputi alla grande, queste lo dico tre partite <ride> quelle che ci saranno Dai, vediamo, ci vediamo da domani no beh lo sapevamo comunque che ci sì. avrebbe salutato è uscita questa notizia diciamo un, un po' in anticipo proprio sul sito di Digione eh, che appunto annunciava questo nuovo giocatore dal 15 febbraio eh, si è comportato comunque da grande professionista ha sì, eh, certo. continuato a macinare gioco anzi a migliorare partita dopo partita anche Rebbes lo ha sottolineato era arrivato un po' fuori forma perché era fermo da un mese e poi è sempre tanto cresciuto e ha dato una grandissima mano, credo che la darà anche alle finali di Coppa Italia. Lui se ne andrà per parecchie settimane, non si giocherà, aspettiamo Massenat. Aspettiamo Mi è Franca, stato detto Massenat. che si spera di recuperarlo proprio per il 7 eh, marzo Conto alla premona. ripresa del campionato. E quindi dentro uno, fuori un altro, eh, naturalmente attendiamo con fiducia esatto, Massenat. Esatto. Justin, parliamo ok? okay. Justin, parliamo delle final eight, la partita di domani contro Sassari. Giovedì scorso Harry Drell, al posto tuo, ha dichiarato che si va a Milano per vincere. That's the plan. Beh sì, questo è il piano. Andiamo a Milano per vincere, ma non solo contro Sassari. Ovviamente no, Sassari è solo il primo step, quindi non ci fermeremmo a Milano sabato e domenica se non vincessimo venerdì. Andiamo lì per vincere. So you have all the feeling, Avete uh, tutti uh, la sensazione uh, di poter uh, arrivare uh, fino uh, in fondo? Sì, Se andiamo con una mentalità non e best. Ecco, questo è molto importante, lo traduciamo subito. Ha detto che loro hanno una mentalità talmente vincente che eh, è chiaro che vanno a Milano per vincere, per affrontare questa. <coughs> scusate, questa competizione è arrivare fino in fondo questo giusto. penso che sia il risultato di un lavoro certosino all'interno dello spogliatoio di sappiamo a chi mi sto certo, rivolgendo certo, certo. Esatto. E Justin ehm, Pesaro won 9 games out of 18 matches abbiamo vinto la metà degli scontri 50% 9 su 18 Tutta la stampa specializzata, the whole Italian uh, press related to basketball, is now calling Pesaro as the possible outsider. Ci stanno considerando la mina vagante, tutta la stampa specializzata. Sei d'accordo con questa definizione? Sì, mi sembra che abbiamo vinto 9 gol, mi sembra che potremmo aver vincere forse una o due più. Siamo tutti consapevoli che potevamo almeno vincere una o due partite in più. Abbiamo un'ottima squadra, sia nelle parco giocatori sia nelle gruppo allenatori. Dobbiamo solo continuare a migliorare per arrivare sempre più in alto. Ok, con questa dichiarazione di Justin arriviamo allo spazio pubblicità a fra pochissimo. Perfetto, considerando la marcia di avvicinamento alle Final Eight di Coppa Italia, già da un paio di settimane abbiamo deciso di ripercorrere i ricordi che legano la AVL a questa competizione e che i biancorossi hanno vinto per ben due volte. La prima nel 1984-85. In finale contro la Ciao Crem Varese, era l'anno dei tre allenatori. Non so se vi ricordate, Don Case, Bisacca esatto. e poi Giancarlo Sacco, che ci ha portato a vincere la, eh, la finale di Coppa Italia. Eravamo arrivati ottavi nella regular season. Io mi ricordo che proprio quell'anno la Scavolini venne veramente denominata la mina vagante. Tu forse eri troppo piccola, Camilla. Abbiamo Massimo sei anni. probabilmente se lo ricorda, ma arrivando da ottavi in, nella regular season e poi in finale scudetto, quel termine fu coniato e inventato per la prima volta eh, fu l'inizio no, della scalata. Poi al primo scudetto bravissimo, con il bravissimo. nucleo italiano che ha continuato il viaggio. Ecco, la seconda Coppa Italia invece la conquistiamo durante eh, la stagione 1991-92, esattamente il 6 marzo. Nel 92, battendo in finale la Benetton Treviso, si disputavano le Final Four a Forlì, non erano delle Final Eight. Ed il giorno prima avevamo battuto Bologna-Sponda-Virtus. Per ricordare quella giornata, ma non solo, visto che il nostro ospite è la storia della VL. Abbiamo in collegamento da Los Angeles, niente meno che Darren Day e io gli tributerei un grande applauso da parte di tutto lo studio, che è un applauso condiviso, penso, da tutti i tifosi pesaresi. Darren, thanks a billion, not a million, a billion, per essere qui con noi stasera. È un grande onore avervi come our guest star at nostra TV show, dedicata a Victoria Libertas. È un grande piacere anche per me poter parlare della pallacanestro italiana. Darren, come ho detto, tu sei la storia della pallacanestro pesarese, la leggenda che è venuta a Pesaro per vincere i trofei. Due campionati e mezzo. Due campionati e mezzo, e chi vuole capire, capisce, ed una Coppa Italia. E yes. ricordi Darren? Yes, it was, uh, the, the of my sì, qui è stato l'apice uh, della mia carriera. È stato un periodo incredibile. Abbiamo vinto moltissimo. Darren, una breve introduzione prima di dare la parola a voi e a Camilla, che ha molte domande per voi. Tu eri nato nel 1960 a uh, Des Moines, in the Iowa State. And, uh, you JFK. Darren, una breve presentazione, prima di lasciare la parola a te e a Camilla, And, uh, che uh, ha tante domande da farti. Sei nato nel 1960 a Desmois, nello stato dell'Iowa. Hai frequentato la JFK di Granada Hills LA e sei rimasto in California per la tua carriera universitaria nella famosa UCLA. Poi hai iniziato la tua avventura professionistica NBA con i Washington Bullets, dove hai giocato 280 partite, ti sei poi trasferito ai Boston Celtics, dove hai giocato 128 partite, poi, a marzo 1988, la stagione era già in corso, e hai ricevuto una telefonata da Pesaro. Ha detto che ho ricevuto un call da Pesaro perché tutti hanno Pesaro come è giusto? Sì, volevo play basketball uh, in Europa. Sì, esatto, avevo in mente di continuare la mia carriera in Europa, per cui non ho esitato un attimo ad accettare, pur di giocare. Camilla, tu hai molte domande per Darren. Yes. I posso, lead the show to you. Posso prima parlare di lui in italiano? Sì, un okay. minuto. Ok. Eh, ti dico, lui è stato il mio giocatore preferito. Io ho sempre giocato con il 9 nelle giovanili dell'Olimpia, mi chiamavano Baby Day proprio perché eh, mi piaceva tantissimo. Adesso glielo dici in inglese, no, eh. no, magari glielo dici tu. Io imitavo anche la sua camminata, con le punte all'interno, avevo eh, una scarpa con il suo autografo. Lui una volta mi ha preso eh, la gamba, ormai mi stacca il piede e mi ha fatto l'autografo sulla scarpa. È il giocatore più devastante mai venuto in Italia eh, da sempre, e la nostra fortuna è stata che lui era il vice di Larry Bird. Boston Celtics. Aspetta che glielo traduco. Bye. Darren, you understand what Camilla said? Uh, some, another, <laughs> uh, little. <laughs> Alors, she, she told that uh, you were her legend, absolutely her idol, and uh, she played her basketball career with uh, the shirt number nine because of Darren Day. Oh, okay. So absolutely. Uh, her when uh, during her career. Yeah, yeah. No, lui era veramente un attaccante sontuoso, era anche un grande rimbalzista e, um, ed era anche un assist man. Sapeva rubare palloni, uh, era forse un po' pigor in allenamento, ma poi cambiava mentalità in partita. Uh, quindi baricentro-basso, ed davvero un giocatore immarcabile, uh, Darren. Um, tu hai stato il in Italian League uh, for years. And per years. sei stato per anni il migliore player, giocatore del campionato italiano. Manifico manifico said, ero piccola, uh, ma ricordo che Walter Magnifico disse che tu eri il miglior compagno di squadra City con Norte. cui giocare. Sì, il migliore compagno di squadra con cui giocare. Sì, e lui è il migliore con cui anche io potevo giocare. Avevamo un grande team, tanti ottimi giocatori, buoni americani. Costa, Gracis, Zampolini. È stato molto importante per me e per Darwin venire a giocare insieme. Ci potevamo aiutare a vicenda, tirando, passandoci la palla, segnando, difendendo, creando un'atmosfera ideale per vincere il campionato. Yeah, yeah, yeah. Not even, uh, Tony Kukoc. Nemmeno non Tony Kukoc è riuscito a fermarti ne nel 1992 quando hai vinto la Coppa Italia. Your Quali memory sono memory. i tuoi ricordi? Sì, ricordi bellissimi. Giocammo a Forlì. Fu una finale molto difficile ma indimenticabile. A giocare con quell'atmosfera che si respirava. Tu hai vinto dopo l'avversario, come era stato questo team con uh, Gracic, Costa, Magnifico? Vincemmo eh, dopo, dopo I, i supplementari, quella squadra era fortissima con ehm... Gracic, Costa, Magnifico, un gruppo ancora nine, oggi nine, molto okay. unito. Sì, ho cercato di tornare a Pesaro quando uh, posso, ho cercato di tornare a Italia. Uh... Ho provato a tornare a Pesaro anche di recente per venire a trovare uh, il mio figlio, ma poi il virus me lo ha impedito. Spero di venire quest'anno ad emergenza terminata. È sempre bello tornare a Pesaro, vedere i miei amici. Siamo ancora molto uniti. Ci vediamo ogni paio di anni. È rimasta e rimarrà per sempre la mia città fuori dagli States. Eh, Darren, ero una giovane Ero piccola eh, e quando Elio Giuliani per ehm, Radio Città, il 1 aprile, annunciava day, i suoi that proverbiali that's pesci d'aprile, fece credere a tutti my, che avevi firmato per i uh, Los Angeles uh, Lakers. Okay. Io okay. iniziai a piangere okay. a dirotto per tutto il giorno, in un angolino yeah. della casa di mia nonna, uh, un momento molto triste. Sì, ma il mio cuore era in Pesaro, ero molto felice di giocare. Ma il mio cuore è a Pesaro, è sempre rimasto lì in Italia, anche quando poi andai a giocare in Francia dove chiusi la mia carriera. Venezia è la tua favorita per vincere la Coppa Italia? Sì, ovviamente sì, mio figlio gioca lì e sono felice per lui che si trovi benissimo a Venezia. Ti piace la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro? Non l'ho ancora vista giocare, ma mio figlio mi ha assicurato che è un'ottima squadra contro la quale hanno giocato di recente. Spero di vederla presto e venire a trascorrere un po' di tempo lì. Quando vieni con Olivia a Pesaro? Appena posso. Spero aprile o maggio di venire in Europa e quindi anche in Italia e vedervi a tutti. Darren, ti sei vaccinato? No, non ancora. Spero di farlo entro la fine delle mese. Qua in America tutti vogliono vaccinarsi. Ok, okay. Io lo ringrazierei. Lui è stato lo straniero che è rimasto di più a Pesaro quattro anni e mezzo, quindi lo ricordiamo veramente con, sì. con amore vero. 166 gettoni mi hai lanciato l'assist, okay. 3747 punti, il secondo marcatore di sempre, con una media partita di 22,57. Darren, due last question before uh, leaving you. Ok. Darren, due ultime domande prima di lasciarti. La prima da parte Sunday mia. Tuo figlio un paio di domeniche fa non è stato un buon amico di Pesaro. È venuto qui ed è stato eletto MVP della partita. Sì, mi ha raccontato di aver disputato una grande partita insieme a tutta la sua squadra. Potete capire che sono molto orgoglioso di lui quando gioca bene. Mi diverto di più vedere giocare lui di quando giocavo io. La ultima domanda è da Massimo. L'ultima domanda invece è da parte di Massimo. Se in finale Pesaro giocherà contro Venezia, per quale squadra ti farai? Wow! Penso che Blood sia più Oh, il mio cuore ed il mio sangue sono legati a Pesaro. Sarebbe veramente incredibile poter vedere vincere nuovamente Pesaro. Anche perché Austin ha già vinto l'anno scorso, può anche lasciarcela. Darren, stiamo per chiudere il collegamento. Vuoi salutare i tifosi qui a Pesaro? Sì, sì certo, and my wife spero di tornare uh, fra poco, appena il virus uh, me lo consente. È uh, sempre speciale, a, speciale uh, per me e per mia moglie uh, tornare uh, a Pesaro. And a big to Olivia, your wife, Un grande uh, ringraziamento anche a tua moglie a Olivia che è stata la persona chiave per arrivare uh, a te. Yes, yes. Uh, She's, uh, on the Skype and all the sì, tecnologie. lei è molto tecnologica, usa Skype al mio contrario. Io sono più concentrato sui miei uh, affari e sul mio lavoro. Grazie, Darren. Grazie, è stato un piacere. Ciao, molto apprezzato. Bye. Bye, I... bye. bye. bye, bye now. Siamo arrivati anche oggi al termine della trasmissione. Non... Hai visto che. La sorpresa è cresciuta eh. e ce l'abbiamo fatta. Si è svelata. E non è un gran tecnologico, Darren. <ride> per questo avevo paura fino all'ultimo minuto di svelare <ride> il nome dell'ospite. Comunque ce l'abbiamo fatta. Justin, uh, you have the VL card. Yes. Do you want to show to our uh, uh, spectators to subscribe the card? Quindi siamo ancora in tempo per. Uh, e registrarsi e acquistare la VL Card, VL Card. siamo agli sgoccioli. E, mm, rimando il, il numero di WhatsApp in sovraimpressione: 346-367-3780. Non ci resta che salutarvi. Ci rivedremo giovedì prossimo, 18 febbraio, raccontando. Tutta un'altra storia. Speriamo bene, incrociamo le dita, facciamo il nostro grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi che eh, disputeranno domani sera la prima gara contro Sassari sperando di poter assistere alla, sul Rai Sport e su Eurosport Player ad altre due partite eh, sabato e, e domenica. Attenzione alle repliche di insieme a Canestro perché eh, se la potete rivedere il venerdì alle 11.40 e alle 15.20, il sabato alle 16.15 e alle 22, la domenica alle 10 e eh, alle 15. Ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook, su internet, Justin when you go home, il solito appello che io faccio, Click, clic, clic, like, 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 on Facebook, Rossini, TV, Instagram e YouTube. You got it. Ok? E anche voi, telespettatori, naturalmente siete invitati a fare questo. Un grande saluto a tutti i tifosi. Ci vediamo nel post-final 8 la prossima settimana. E grazie per essere rimasti con noi. Buona serata a tutti! Buona serata.